Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'occasione è certamente triste. Ci fa riflettere su quanto siamo fragili noi uomini e le cose costruite da noi. Risentono di forti imperfezioni, perché sono limitate. Questo mi fa pensare invece al nostro Dio che non è limitato, che è grande. Nell'amore, nella misericordia, nel perdono, nell'accoglienza. Ci invita ad alzare lo sguardo, nonostante la nostra tristezza, nonostante il nostro dolore, nonostante la nostra costernazione, veramente verso il cielo. Questa cosa sia accaduta il 14 agosto, e cioè la vigilia di Maria assunta in cielo, ci ha offerto proprio questa opportunità. Alzare il nostro sguardo verso il cielo, verso Dio, verso il paradiso, verso l'eternità alla quale prima o poi il Signore tutti ci chiama. E allora eleviamo la nostra preghiera per Giorgio innanzitutto e per tutte le persone coinvolte in questa tragedia. Diciamo insieme: l'anima mia spera nel Signore, L'anima l'anima mia mia spera spera nel nel Signore. Signore. Dal profondo a te grido, Signore, Signore, ascolta la mia voce, siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. L'anima mia spera nel Signore. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con te il perdono, così avremo il tuo timore. L'anima mia spera nel Signore. Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore più che le sentinelle all'aurora. L'anima mia spera nel Signore. Più che le sentinelle all'aurora, Israele attenda al Signore, perché con il Signore la misericordia e grande con lui la redenzione, egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. L'anima mia spera Spera nel nel Signore. Signore. Preghiamo. Accogli, Signore, l'anima del tuo servo Giorgio, che è chiamato a te da questo mondo, insieme a tutti gli altri defunti, perché liberati da ogni legame con il peccato, ricevano in dono la beatitudine della pace e della luce eterna, e siano accolti tra i santi e gli eletti nella gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. In paradiso vi accompagnino gli angeli, al vostro arrivo vi accolgano i martiri e vi conducano nella santa Gerusalemme. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'anima del nostro fratello Giorgio e le anime di tutti i nostri fratelli defunti, per la misericordia di Dio, riposino in pace. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sarà.